Amici sportivi, appassionati di hockey su pista, buonasera dal Paracastellotti di Lodi, dove sono in campo l'Amatori Basket Lodi e il Banca Crass Follonica. L'Amatori riparte, De Rinaldi, Sambrosio, brutto controllo, poi recupera, fa spallate con Rodriguez e Fede Ambrosio, la saetta rubia, la saetta rubia. La stagione giallorossa del vantaggio contro i toscani. Mischia in area intanto e c'è il peggio di Marigno, un colpo abbastanza fortunoso, una palla in bione. Capitani Luzzi, gira palla, rientra però adesso Malagoli, parità ristabilita, ma incredibile, proprio mentre Ambrosio contro Menichetti, Fede Ambrosio, autore del vantaggio lodigiano. Parte Ambrosio, Ambrosio contro Menichetti, tocco sotto facile ed è 2-2, la saetta rubia si scaglia ancora sul forza, quasi una pallina sul palo, il Luzzi per Verona è solo per De Rinaldis, il 3-2 di Francesco De Rinaldis. Può partire Ambrosio, lo fa in questo momento, il tocco ancora sotto, la respinta di Menichetti, la palla resta lì, Verona, il tigre, il ruggito del tigre, 4-2 Lodi. Verona, riparte il Follonica con Rodriguez, Saavedra, il tiro accompagnato di Saavedra dalla tre quarti e il gol del 4-3. Massimo Malagoli a intercettare, 2-1, Malagoli stoppato da Rodriguez e poi da posizione quasi impossibile il raso terra di sentenza Malagoli. Dice pallina e la dà per Verona, occhio solissimo De Rinaldis che prima la cicca ma poi la mette. Tiro con Menichetti che gli rifila una manata al volto. Vediamo se qualcuno ha visto qualcosa di Marigno sul time out. E attenzione qua, un'altra rete di Marigno, dal possibile gol del 7-4 a quello del 6-5. 2 secondi al termine della gara, il Luzzi, eccolo qua, il mio capitano, Domenico Illuzzi. Ecco per Malagoli che va giù su una sospetta bastonata di Polverini, l'arbitro non fischia e in contropiede il Follonica, 1-2, Polverini Rodriguez. Parte Ambrosio, vediamo cosa sceglie, si allarga e chiude, game, set and match, Fede Ambrosio, la saetta rubia, fa tripletta, 8-6.